Vive la France! Popolo rossonero, amici di YouTube, le campion du monde, le campion du monde di sti coglion, eliminati. Detto questo, popolo rossonero, io mi dico, allora, anzi, io vi ricordo che stasera, ore 9:15, ci saremo io e Lino il Milanista sul mio canale YouTube. Per la live parleremo di mercato, di tutto quello che riguarda il mondo Milan, dei vostri desideri per la nostra, per migliorare la rosa. Mi raccomando, vi aspetto in massa. Desci, che figura di merda. Hai avuto 15 minuti di gioco totale della tua squadra, il campion du monde, e poi sei colato a picco. Detto questo, non faccio il video, vabbè, mi ride, perché comunque, raga, per l'Italia è una cosa fantastica, erano i favoriti, grande squadra, ma quello che mi domando io, dici, Matteo Hernandez non poteva servirti, cioè, maledizione di Teo che non è venuto e vi ha portato iella, ve lo portavate dietro, secondo me. Teo Hernandez ieri poteva essere utile come il burro sul panino e marmellata. Cioè, ieri voi avete giocato col 3-5-2 come esterno. Secondo me Teo poteva darvi quel qualcosa in più in fase offensiva. La sua genialità, poi lui è anche un terzino offensivo che vede bene la porta, poteva davvero esservi utile invece di far giocare Rabiot esterno sinistro nel 3-5-2. Rabiot è una pippa esagerata, io al Milan non ce lo voglio manco se ce lo regalano. Quindi Desci, per me la tua scelta è stata scellerata. Dopo, certo, da milanista sono contento, c'ho il mio bel Teo che riposa. Desci, secondo me anche a Teo ieri, allora, da un tratto, da francese sicuramente gli sarà dispiaciuto, ma per te gli rideva il del retano. Molto probabilmente sarà finita la tua storia sulla panchina della Francia, salvo che grazie alla vittoria dei mondiali ti sono riconoscenti, e visto che fra un anno ci sono i mondiali, magari ti fanno anche restare. Probabilmente ci sarà Zidane, e io ancora oggi mi chiedo, il Teo, Desci, hai fatto secondo me un errore clamoroso. È stato in queste una stagione e mezza un terzino fuori dalla norma, un giocatore di un altro pianeta. Vabbè, scelta tua, pagherai le conseguenze. Voglio solo, per concludere questo video, parlare di che sì alle Olimpiadi. Il mio pensiero, guardate, mi preoccupava di più se Franco doveva partire alla fine giugno, invece, o che non si godeva le sue belle vacanze. Invece Franco si è goduto le sue belle vacanze, partirà comunque appena più o meno parte il ritiro del Milan, quindi lui non ha bisogno di sentire le idee di Pioli, perché già le conosce a memoria. Certo, un conto è fare la preparazione, ma comunque va e fa la preparazione per fare le Olimpiadi, quindi comunque una preparazione fatta abbastanza bene la farà. Le amichevoli, noi faremo le amichevoli, lui farà le partite della sua nazionale e dovrà giocare al 100%, perché comunque lui ci tiene veramente tanto la sua nazionale. L'unica paura di qualche tifoso è si potrebbe infortunare, ma si potrebbe infortunare anche nelle amichevoli, quindi secondo me poco cambia. Io gli faccio comunque gli auguri di una grande Olimpiade a Franco, che sì, però mi auguro che prima di andare alle Olimpiadi ci sia la firma per il rinnovo del contratto che ci renda felice. Sempre Forza Milan, io vi aspetto numerosi come sempre nella mia live. Forza Milan, ci vediamo stasera.